Buongiorno a tutti i consulenti del credito che ci seguono. Oggi siamo in compagnia del team di Creiamo Valore Italia, la web agency appartenente alla holding H2B specializzata nell'erogazione di servizi di digital marketing e lead generation a tutta la rete di consulenti e professionisti. In quest'area vengono elaborati progetti grafici e web, campagne di web marketing e recruiting, strategie di lead generation fondamentali per lo sviluppo aziendale. Siamo in compagnia di Gianmarco Giordani, responsabile dell'area IT e Marketing. Buongiorno Gianmarco, qual è il tuo ruolo come responsabile dell'area IT e Marketing? Ciao Francesca e benvenuti a tutti i consulenti del credito che ci seguono. Come responsabile di quest'area ho diversi compiti, tra cui quello di pianificare e gestire le strategie dei progetti avviati su vari canali digitali per generare da un lato contatti e potenziali clienti, dall'altro migliorare la visibilità e aumentare la visibilità appunto dell'azienda. Inoltre offro il mio supporto anche dal lato recruiting per varie campagne online e mi assicuro che tutto il team abbia gli strumenti giusti per fare il proprio lavoro al meglio, monitorando continuamente gli indicatori di performance per stabilire se queste campagne sono appunto efficienti ed efficaci. A tal proposito gestisco anche in budget per diciamo queste varie attività, siano esse rivolte al consumer che al recruiting. E a questo proposito passiamo la parola alla nostra recruiter Francesca Trivigno che vi darà approfondimenti in merito. Ciao a tutti, sono Francesca Trivigno e svolgo il ruolo di recruiter a supporto dello sviluppo commerciale per l'ampliamento della rete dei consulenti del credito prestito sì. Agevolo e coordino sia le attività programmatiche che l'operatività degli executive area manager sulla base della strategia definita dalla direzione commerciale. Quotidianamente sono alla ricerca dei migliori talenti, agenti in attività finanziaria e collaboratori di mediatori creditizi. E poi ho il piacere di metterli in contatto con i nostri executive manager perché possano far loro apprezzare l'opportunità di business prestito sì. Ovviamente sono anche a disposizione dei professionisti che hanno la possibilità di anticipare il mio contatto, per cui invito a visitare la sezione Lavora con noi, disponibile sul sito internet aziendale, e compilare il form di manifestazione di interesse, ovvero fissare direttamente da sé, fin da subito, un appuntamento di ricontatto telefonico. Ogni specialista di prodotto in prestito sì avrà la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale professionale. Bene, direi Gianmarco, ma qual è il punto di forza della vostra area? Beh, la forza è sempre comunque quella di una collaborazione costante con un team di figure professionali. Ognuno di noi è specializzato nel proprio settore e lavoriamo in funzione di obiettivi e traguardi, come dicevo poc'anzi, stabiliti, ma al contempo non perdiamo di vista le problematiche quotidiane. Infatti c'è tanta operatività e le esigenze sono sempre imminenti e alle quali cerchiamo di rispondere con la massima rapidità e tempestività. In tal senso quindi riusciamo ad essere un supporto strategico per tutta la nostra rete, sia da un punto di vista dei consulenti, quindi dei nostri agenti, che per quanto riguarda problematiche che possono essere relative ai nostri clienti. Inoltre sviluppiamo anche progetti di web marketing e di lead generation efficienti. Questi servono per aumentare la produttività sia dei consulenti che per fornire comunque un numero sempre crescente di lead, cioè contatti interessati ai nostri prodotti, a tutta la nostra rete. Abbiamo realizzato a tal proposito anche diversi portali che sono RataOK e Confronta sostanzialmente servono per raggiungere sempre un numero più vasto di clienti offrendo loro le migliori opportunità dei prodotti che noi offriamo. Questi clienti diciamo che
utilizzando questi portali sanno di scegliere comunque una società di mediazione forte e trasparente. Di base per noi è anche fondamentale l'integrità del brand, quindi curiamo la brand identity a 360 gradi per quanto riguarda sia l'apertura dei point su scala nazionale, diciamo, quindi l'apertura proprio della filiale fisica dell'agency, sia per quanto riguarda le proprie pagine social, Facebook, Instagram, fornendo loro tutto il materiale grafico e pubblicitario che periodicamente pubblichiamo su una nostra area intranet. E per un approfondimento sull'area grafica passo la parola alla nostra graphic designer Katia Zimmaro. Ciao a tutti, sono Katia Zimmaro e sono la graphic designer della Presidio Sim. Il mio ingresso in azienda ha risposto alla volontà di dare un'identità visiva e riconoscibile e rafforzare la presenza del brand sul mercato. Per questo motivo, il mio primo progetto di cui mi sono occupata è stato proprio il restyling del logo Presidio Sim e dell'immagine coordinata e di tutti i materiali communication. La riconoscibilità del brand passa anche attraverso la presenza sui social e qui l'aspetto più importante è la creatività nel realizzare grafiche accattivanti che catturino l'attenzione unitamente a un copy efficace. Mi occupo anche di personalizzare i materiali promozionali sia cartaceo che grafiche social per le nostre filiali, negozi a marchio e su richiesta per i nostri collaboratori ai quali realizziamo anche un mini sito. Questo servizio che mettiamo a disposizione della rete è sicuramente il fiore all'occhiello della nostra area. Infatti, non tutte le aziende hanno all'interno del loro staff la figura professionale del graphic designer. Collaboro poi con il web designer per i siti web, landing page, banner e nello specifico supervisiono il lato front-end, quindi la scelta delle immagini, l'utilizzo di fonte e dei colori. Tra le mie attività c'è anche la progettazione dei layout delle filiali e negozi a marchio presenti su tutto il territorio nazionale. Sia per gli esterni che per gli interni delle sedi, il brand è molto d'impatto, a partire dall'insegna alla vetrofania al materiale promozionale che stanno all'interno delle sedi. Quindi parliamo di flyer, totem, manifesti. Per questa attività collaboro con la mia collega Fatima De Mar, che è qui con noi. Ciao a tutti, sono Fatima De Maio e mi occupo dei progetti di apertura delle filiali dirette e dei negozi a marchio Presidio Sim. Nello specifico, il mio compito consiste nel coordinare tutte le attività di marketing tradizionale e digitale inerenti all'apertura di tutti i nostri riferimenti fisici sul territorio nazionale. Il mio ruolo per questo motivo è molto delicato, devo garantire sempre il rispetto delle linee guida aziendali per la brand identity, nonché essere sempre alla ricerca della migliore soluzione comunicativa che garantisca la riconoscibilità del marchio Presidio Sim. Ovviamente il supporto dell'area marketing a disposizione del credit advisor non si limita al momento dell'apertura, ma lo affianchiamo quotidianamente con soluzioni comunicative all'avanguardia per migliorare la visibilità di prodotti e servizi erogati all'interno dei nostri negozi. Grazie Katia e grazie Fatima. Abbiamo con noi anche una figura storica dell'area IT e marketing della Presidio Sim. Alfredo Gallo, IT e front-end developer. Ciao Alfredo, ho sentito che sei di supporto a tutta la rete ogni giorno. Mi racconti un po' di cosa ti occupi? Buongiorno a tutti e ciao Francesca. Come già ampiamente anticipato da te, io mi occupo sia di web design che front-end e sono di supporto all'area IT e marketing. Quindi all'interno dell'area realizziamo tutte quelle che sono le attività sia di web design, digital marketing e di supporto alla rete. Come web design mi occupo della progettazione, del layout delle pagine web, landing page e la struttura dell'email marketing. Inoltre insieme agli altri miei colleghi dell'area IT sono di supporto a tutta la rete di consulenti anche per mediazione e realizzazione dei mini siti dedicati. Mi accerto inoltre che tutti i dipendenti e collaboratori Presidio Sim siano in grado di utilizzare bene le strumentazioni tecnologiche che gli forniamo e gli strumenti informatici messi a loro disposizione. Se necessario, fornisco anche supporto all'utilizzo del CRM e del gestionale Space Now, quindi una figura un po' a 360 gradi.
Inoltre, supervisiono la scelta dei sistemi informatici, assicurando controllo e verifiche periodiche. Ovviamente, Francesca, ho delle figure di supporto all'interno dell'area in tutte queste attività, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza tecnica nei sistemi, negli eventi formativi, aule tecniche e meeting presso le headquarters di Solofra. Lavoro anche a stretto contatto con tutti i miei colleghi della web agency, sia per quanto riguarda il graphic design, il copywriting, il back-end developing, nonché con l'assistenza di direzione per orientare e guidare tutti i progetti di web marketing e di branding che decidiamo di mettere ogni volta in campo. L'assistente di direzione, me la presenti? Certo, Francesca. Ed eccoci con l'assistente di direzione Jenny Spinelli. So che sei una figura di riferimento non solo per tutti i colleghi che lavorano in questa meravigliosa struttura, ma in generale per tutta la rete. Mi racconti un po' una tua giornata tipo? Francesca, vedi, nel mio lavoro non esiste una giornata tipo. Il settore della mediazione creditizia è in continuo fermento di evoluzione e così sono anche le mie giornate. Dinamiche, impegnative, ma anche autoconvolgenti. Sono sempre in contatto con tutta la rete di dipendenti e collaboratori di Prestito Sì per la gestione dell'agenda della direzione e per l'organizzazione di riunioni interne, predisponendo DG e informative post-riunione. La mia, infatti, è una figura strategica, sono un punto di riferimento tra l'alta direzione e tutti i professionisti che lavorano in azienda. Inoltre mi occupo anche, con la collaborazione di altre figure tecniche, della gestione del CRM, ovvero il sistema che ci permette di gestire le relazioni con i nostri clienti reali e potenziali, per semplificare i processi e migliorare la produttività. Grazie mille Jenny, il mio viaggio all'interno della vostra area è terminato. Saluto tutti e arrivederci alla prossima puntata.